Ben ritrovati con le interviste di BioBlu. Il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga fu il primo tribunale penale internazionale istituito al termine della Seconda Guerra Mondiale per processare capi e gerarchi nazisti, accusati ovviamente di aver commesso crimini contro l'umanità. Innanzi alla gestione legata all'emergenza, alla presunta emergenza sanitaria Covid-19, chiaramente c'è chi rivendica l'istituzione di un nuovo Tribunale Penale Internazionale, una sorta di nuova Norimberga, per processare tutte le autorità che possano aver commesso nell'esercizio delle loro funzioni reati o crimini internazionali. C'è anche chi ha pensato di organizzare una simulazione di un nuovo processo internazionale, un nuovo dunque processo Norimberga, una Norimberga 2, e io oggi ho il piacere di presentarvi due nostri ospiti che sono promotori di questa idea. Sono Lorenzo Damiano, giornalista e fondatore del movimento politico Pescatori di Pace, e Gloria Callarelli, giornalista. Benvenuti entrambi su BioBlu. Grazie infinite a tutti voi, grazie. Allora Lorenzo, raccontaci subito che cos'è questa idea di una Norimberga 2. Allora, sarò molto, molto breve, spero di essere, diciamo, veloce e sintetico. Intanto, usatemi questa espressione che uso ormai da tantissimi anni come saluto, vi dico che Cristo è risorto e spero di non scandalizzare nessuno. E questo è, diciamo, il catalogo che si chiama Norimberga 2, Covid-19, crimine contro l'umanità, punto di domanda. Perché ho messo un punto di domanda? Perché dico Cristo è risorto? Perché Norimberga 2 non deve far prendere paura, anzi è un processo che non è solo mediatico, ma lo stiamo strutturando, a breve partirà sicuramente dopo la pausa estiva, perché ci sono molte entità che vogliono far parte, di cui ci sarà, è come un tribunale vero, ci sarà l'accusatore che presenterà tutti i capi di accusa, ci sarà anche colui o coloro i quali difenderanno, diciamo, le persone che noi andremo a individuare. Ci sarà una commissione scientifica, una commissione di costituzionalisti, avvocati penalisti, tutto il sistema corporativo, psichiatri, commissione di psichiatri, psicologi, rappresentanti dei sindacati, rappresentanti del popolo, rappresentanti degli operai, dell'ordine dei medici, una commissione particolare dell'ordine dei medici, quelli della mutua, tanto per farci capire, una commissione di le associazioni degli infermieri, di capisala, cioè tutto l'aspetto corporativo, lavorativo, deve essere parte integrante di questo processo, di cui una ventina ogni volta che andremo a fare in ogni città in tutta Europa e anche oltre, una commissione popolare che non supererà 20 persone, perché il popolo deve essere a conoscenza di tutto quello che sta accadendo oggi, perché i media sono il vero virus, questo è il problema, perché se noi spegnessimo la televisione e non guardassimo più i giornali, questo tipo di influenza che c'è nel mondo, nessuno dice e lo nega che ci sia, ma basta curarlo con due farmaci e quindi probabilmente è per quello, perché costano troppo poco, no? E quindi è ovvio che la nostra intenzione è proprio quella di far cascare al popolo, perché il popolo non sa, non conosce, perché segue i media che sono strumentalizzati, e quindi è ovvio che deve esserci un processo che deve saper giudicare, ma fatto di competenti internazionali, non dei classici giornalisti, dei classici virologi che vanno in televisione. Sono sempre quelli che vanno in televisione. No, noi abbiamo quelli che non vanno mai in televisione, che sono veramente preparati, veramente che hanno la conoscenza della materia. E la stessa cosa, ci sarà una commissione di giornalisti, ci sarà una commissione che poi alla fine darà una sua sentenza. Non è che poi noi sentenziamo o andiamo ad arrestare, no, noi presentiamo un giudizio finale corporativo del popolo insieme alle istituzioni, come ho spiegato prima, e la diamo in mano alle magistrature, ma non solo italiane, a tutte le magistrature europee, anche all'AIA, affinché, perché è vero, si sente dire ma la magistratura è corrotta, ma perfetto, per carità, io adesso, però io credo che nell'uomo ci siano uomini che sanno
piegarsi e uomini che invece ragionano con la propria testa. Quindi nella libertà noi dovremmo dare questo materiale a tutti quanti i magistrati e parlare di un progetto che poi loro stessi saranno coloro i quali che daranno un giudizio. Spero che sia lo stesso giudizio che sarà come il nostro, ma noi rispettiamo le categorie, ma è il popolo che deve sapere. Nel nome di Cristo, io parlo del nome di Cristo da cristiano, ma non è necessario, nel nome della bontà, nel nome della verità, come lei è giornalista, come io sono giornalista, lei è giornalista professionale, cioè nel senso che scrive, io sono un giornalista perché parlo. Ecco, però voglio dire, noi abbiamo sete, fonte zampillante, dobbiamo essere di verità e di pace nel nome di Gesù, ma non è necessario. Non preoccupatevi, anche se non c'è Gesù, l'importante è che ci sia la verità e la verità ci renderà liberi. Ecco, questa è un po' la sintesi del progetto che deve andare a finire nei tribunali e i giudici e i magistrati, prima o poi, uno, due, perché se parte il primo processo qui, subito dopo le vacanze, e siamo già pronti, partirà dal Veneto, ve lo annuncio già, quindi avviso già i politici veneti che ovviamente saranno citati su quello che è accaduto in questo tempo, una cosa drammatica. Tra l'altro vi sta parlando uno che ieri... Ecco, abbiamo un problema di audio, io ne approfitto allora per chiedere una cosa legata più, scusami Lorenzo, ne approfitto quindi per chiedere a Gloria più un aspetto organizzativo. Facci un po' capire dove si svolgerà questo processo, dove avrà luogo insomma la prima udienza, se sarà una sola udienza, ci saranno più udienze. Vorrei che tu rispondessi un po' a una domanda legata anche un po' all'organizzazione. Allora, come anticipava Lorenzo, sicuramente partirà dal Veneto. Stiamo un attimino ragionando, ci sono due diciamo location in ballo, no? Magari se possiamo anticiparlo. Sì, sì. Allora c'è Venezia ovviamente, perché ovviamente ha la sua storia, la sua bellezza ed è un po' il fulcro anche, no? Conosciuto in tutto il mondo. Ma c'è anche una località che è un po' più vicina, se vogliamo, al governatore del Veneto, no? Luca Zaia, che è conegliano. Perché conegliano? Perché il Veneto? Perché effettivamente questa regione è stata un po' il fulcro di tutta questa narrativa Covid. Come abbiamo anche anticipato alla Camera, dal Veneto sono un po' partite tutte le strategie che sono poi, insomma, si sono poi propagate in Italia, no? Il governatore è stato quello che si è fatto un po' portavoce di questa narrativa. Ricordo benissimo l'anno scorso quando parlò di TSO, a chi in qualche modo si opponeva a certe restrizioni. Ricordo molto bene che fu il primo a introdurre, diciamo, i tamponi a tutti, anche a voi Uganeo, no? Vi ricordate questo paesino, insomma questa cittadina in provincia di Padova, dalla quale poi partì un po' tutta la questione, diciamo, regionale, no? Per cui secondo noi è proprio in virtù di questa forte spinta comunicativa che ha voluto dare il governatore Luca Zaia, è necessario ripartire da qui per cercare proprio qui la verità, no? Quindi sicuramente partirà da qui. La nostra idea è quella di farlo durare il più possibile, deve essere proprio una quasi un'istituzione, no? Passatemi questo termine fra virgolette, che dovrà essere un po' il punto di appoggio per tutti coloro che cercheranno la verità. Quindi non è detto che si esaurisca necessariamente nel giro di qualche, diciamo così, incontro, di qualche dibattimento e così via. Dovrebbe durare per sempre, perché le persone hanno diritto ad avere proprio un punto di appoggio, un qualcuno che li effettivamente li tuteli e dia loro le spiegazioni, la verità. Nel qual caso ovviamente magari le altre istituzioni che sono chiamate a fare il loro dovere in qualche modo latitano, no? Quindi vorremmo proprio essere un punto di riferimento per tutti coloro che non credono a questa violenta narrativa Covid, che vogliono capire effettivamente cosa c'è dietro, se c'è qualcosa dietro, e vorremmo insomma farci trovare pronti partendo dal Veneto, ma poi ovviamente finendo in tutta Italia ed eventualmente anche poi all'estero, insomma. Mi ha colpito, Lorenzo, una frase che hai detto prima: la verità renderà liberi. Invece sembra che in questo momento il vaccino renderà liberi, perché cioè, chiaramente
tutto il problema legato all'istituzione di Covid Pass, che chiaramente sappiamo che poi in molti altri paesi stanno anche cadendo, no? Penso agli Stati Uniti d'America, ci sono addirittura stati che li hanno banditi, li hanno vietati questi Covid Pass, e altri si stanno aggiungendo alla lista appunto di stati che vogliono vietare i Covid Pass, mentre invece l'Europa la situazione sembra sicuramente peggiore. Vorrei chiederti quali sono allora però secondo te dei crimini o reati eventuali di cui questo processo dovrebbe avere ad oggetto? Ma allora, la prima segnalazione che dobbiamo porre sempre in questo in questa istituzione Norimberga 2 forever, per sempre, come c'è l'INPS, c'è sempre stato, anche questo processo Norimberga deve esistere per sempre, per tutelare per sempre la libertà e i diritti e vietare che vi siano fatti crimini contro l'umanità. La prima cosa da esercitare con molta pressione è togliere e destituire l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché quella non è un'Organizzazione Mondiale della Sanità, è solo una organizzazione mondiale legata a un nuovo ordine mondiale, di cui abbiamo discusso alla Camera dei Deputati, e spero che ci sia un'interrogazione quanto prima, perché ci devono spiegare che cos'è questo nuovo ordine mondiale, perché noi stiamo preparando, come Norimberga nel 1945 abbiamo fatto Norimberga 2, faremo un nuovo ordine mondiale 2, cioè l'opposto, cioè persone corrette, sane e buone. Il problema qui è molto grave. Noi abbiamo delle istituzioni, dei uomini che fanno politica, dicono di fare politica, che si sono concentrati solo su questo liquido da inserire con molta autorità e molta violenza. Allora, se stiamo in un paese democratico, dobbiamo che questa democrazia sia veramente concreta. Non esiste questa violenza di porre un vaccino su una pandemia che non c'è. Questo è un progetto costruito, sanguinario, solo per fare del male alle persone, soprattutto alla mente. Le persone sono uscite fuori di testa, milioni e milioni e miliardi di persone. Lei citava in certi paesi degli Stati Uniti. Ci possiamo Stati dare Uniti. Del tu, ecco. Se, perfetto. Se. Allora, in Florida, dove abbiamo molti amici, dove vogliono fare il processo in Norimberga 2, anzi non vedono l'ora, in televisione chi parla di Covid prende una multa di $50,000. Se un ristoratore, parliamo della Florida, non parliamo di uno stato qualsiasi, attenzione, compreso altri 17 stati negli Stati Uniti, se un ristoratore chiede un green pass, una mascherina, è multato di $5,000. Parliamo di uno degli stati più fiorenti, più ricchi e più forti del mondo. Ora mi dovete spiegare come mai c'è una parte del mondo, chiamiamolo civile perché è civile, e in Europa invece c'è questa violenza anche mediatica che è la peggiore. Addirittura un generale che annuncia che saranno ricercati tutti quelli non vaccinati. Ma perché la figura di un generale? Perché non lo annuncia un ministro, un politico, il presidente della Comunità Europea? Perché noi siamo stanchi. Nel 2021 la gente, ecco la persona, figliolo, la gente non è stupida. Se non vogliamo miliardi di persone essere vaccinati, perché sappiamo benissimo che questo è un virus influenzale che va curato con due, costano 6 euro. Qual è il problema? Il problema è che la OMS dal 2006 non ha fatto aggiornamenti fino al 2018. Volutamente o non volutamente bisogna chiederlo a loro. Quindi voglio dire, poi qualcuno ha cliccato un'email e ha annunciato a tutti i ministeri del mondo e a tutta la burocrazia, comprese le Nazioni Unite, che è il cappello di questo progetto, che non era stato fatto nessun aggiornamento pandemico. Quindi ti sei trovato all'improvviso di fronte a una situazione mediaticamente gravissima, ma ci sono stati degli eroi medici che hanno da soli guarito milioni di persone. Ma guarda caso che i medici sono stati tolti dall'ordine dei medici. E questo è un'altra cosa grave, perché nell'aspetto pandemico, che non è una pandemia, sennò se ci fosse la pandemia saremmo già morti tutti quanti, saremmo morti in milioni, in miliardi di persone. La vera pandemia è la televisione, è l'attività suprema che passa attraverso l'OMS, con la Cina che spinge con tutte le loro forze per entrare in Europa anche a livello politico
ok? E quindi ci stanno praticamente mettendo, stamattina leggevo un articolo dove il presidente del governatore del Friuli Venezia Giulia dice andiamo casa per casa. L'altro giorno c'era un articolo che è andato anche su tutte le stampe italiane dove addirittura c'è la geolocalizzazione, cioè nel senso che il titolo è spaventoso, poi vai a leggere e ti dicono che non è obbligatorio. Ma la gente solo dal titolo prende paura, perché ti dicono noi ti scopriamo già dal telefonino che tu non ti sei vaccinato. E questo è terrorismo, questo si chiama terrorismo, perché quando tu hai macellato la mente umana, forse devi togliere il filo, scusa un attimo, che quando tu hai rovinato la mente, la salute, i pensieri, e pensiamo a Goebbels, che era il capo della propaganda nazista, che se avesse avuto i strumenti di oggi avrebbe fatto miliardi di morti, e quello è l'obiettivo finale della salute delle persone, a queste poche entità. Perché sono poche entità, non gliene può fregare nulla. Norimberga 2 deve nascere perché questo vaccino, che non è un vaccino, perché qual è il problema? Perché per rendere ufficiale un vaccino ci vogliono 10 anni e migliaia di prove ed esperimenti. Qual è il più bel gioco? Inventati una pandemia e in un anno e mezzo viene legalizzato un medicinale che non guarisce, anzi tutt'altro mi pare che stia facendo parecchi danni. In Inghilterra non vogliono più usare il lockdown, ma vogliono usare 2 farmaci. Negli Stati Uniti, come dicevamo prima, e in altri paesi, non tutti gli Stati Uniti ovviamente, hanno adottato misure di intelligenza, di verità, di uno stato di coscienza, che deve, forse dobbiamo trovare quello, dobbiamo far sì che veramente la gente capisca. La gente è stata fatta un lavaggio del cervello di cui sono colpevoli queste persone. Io oserei dire che queste persone, che tra l'altro sono state anche condannate, perché Conte ha avuto una condanna, come si chiama? Il ministro della Sanità, si legge stamattina che devono dare 100 milioni di euro indietro all'associazione dei morti di Covid. Ma queste sentenze, quando le vediamo ufficialmente? Io ho la sensazione che queste persone debbano farsi visitare da un psichiatra e devono essere un po' allontanati, guarite prima, e non fate pensare che noi siamo tutti matti o malati. Siamo 60 milioni di italiani e siamo ancora 60 milioni di italiani. Adesso questo panico che negli stadi in Inghilterra sono tutti pieni e via Crisanti e compagni, ci sarà la pandemia, la variazione Delta che arriva chissà da dove. Cioè ti hanno già messo la paura che a ottobre ritorneremo nell'inferno. No, Norimberga 2 vieterà tutto questo. La condanna peggiore sarà sicuramente il perdono, chiaramente. Ma attenzione, Norimberga 2 dice così, ma poi noi lo andiamo ad andare ai magistrati, poi casca attraverso la giuria popolare che trasferirà al popolo intero la sentenza. Voglio chiedere allora, proprio questo a Gloria, lo scopo chiaramente di questa simulazione di un processo internazionale non è chiaramente quello di individuare dei responsabili o comunque di accertare dei reati, perché quello poi compete alla magistratura. Qual è quindi il vero scopo di questa vostra iniziativa? Cioè quella di fare in qualche modo anche luce e breccia nel mondo dell'informazione in modo tale che ci sia una diversa consapevolezza nel pubblico? Ma allora guarda, io ti dico, noi stiamo veramente contattando degli esperti, come diceva Lorenzo, in ogni settore, no? Quindi ci sarà chi si prenderà cura dell'aspetto scientifico, chi dell'aspetto legale e così via. È nostra intenzione effettivamente comunque individuare dei colpevoli, e a differenza di Norimberga 1, che si fece appunto come avevi accennato tu in passato, noi qua vorremmo dare la possibilità anche ai vinti, fra virgolette, o comunque alla parte, come diceva Lorenzo, altra, in qualche modo di spiegare le proprie ragioni, quindi di difendersi. Per cui, cioè, nella nostra intenzione è vero che è un processo mediatico, però verrà veramente strutturato come un processo vero e proprio. Noi raccoglieremo veramente del materiale che poi, come diceva appunto Lorenzo, verrà portato e depositato in procura affinché chi vorrà ne prenderà visione e lo valuterà per fare il suo corso attraverso la magistratura ordinaria. Per cui
È vero che è mediatico, però la nostra intenzione non è un processo farsa, fra virgolette, no. Tutt'altro, cioè è proprio strutturato, ci saranno professionisti, ci saranno avvocati, ci saranno costituzionalisti che andranno effettivamente ad evidenziare se ci sono dei reati, se ci sono state delle mancanze. E a quel punto andremo appunto a dare una chiosa, no? Attraverso anche la giuria popolare, come diceva Lorenzo, e depositando il tutto alla magistratura. Quindi vuole essere forse anche una mano, vuole essere dare una spinta a questa magistratura che è un pochino, insomma, non, un po' latita, ecco, passatemi il termine, però insomma vorremmo fare questo. Quindi ci saranno giuristi che comunque fungeranno così da pubblici ministeri, chiamiamoli così, dall'accusa, certo. E giuristi che poi faranno anche da avvocati agli imputati? Assolutamente sì, noi vorremmo appunto dare spazio, come dicevamo, sia a coloro che denunciano la mancanza di provvedimenti, come ad esempio le terapie domiciliari che noi difendiamo, insomma esistono queste terapie, perché non utilizzarle, perché utilizzare solo l'attacco pirina e vigile attesa, per esempio. Quindi noi daremo spazio sia a coloro che vengono quotidianamente silenziati nei media mainstream eccetera, sia a coloro che portano avanti questa narrazione Covid. Alla fine, raccolte le prove, raccolte tutto il materiale, la giuria si esprimerà, ma appunto si esprimeranno anche questi, come dicevi tu, appunto questi giuristi, questi magistrati, e li porteremo proprio nelle sedi opportune. Quindi è un vero e proprio processo mediatico, però reale, insomma, in qualche modo. Quindi vuole essere anche un po' una spinta alla magistratura, sollecitare un po' la magistratura a fare nel migliore dei modi il suo lavoro, il suo dovere, ecco. Mi sembra di capire anche questo. Lorenzo, tu sei il fondatore di un movimento cristiano che si chiama Pescatori di Pace e c'è sicuramente da registrare in questa emergenza Covid l'adesione dei vertici del Vaticano comunque a questa, chiamiamola così, narrazione. Comunque anche il pontefice Francesco I ha detto che fare il vaccino è un obbligo morale. Come vedi, insomma, questa presa di posizione da parte delle gerarchie ecclesiastiche, almeno? Allora, questo lo dice Papa Bergoglio, o coloro i quali lo hanno consigliato di fare questa cosa. Allora, due sono le cose. Se questa è una manovra vera, e tra l'altro ho dimenticato di dire prima che nella commissione di Norimberga 2 abbiamo già 27 uomini di fede, quindi anche sacerdoti, laici e così via, perché anche lì dobbiamo verificare che cosa è successo. No, assolutamente non sono d'accordo se il Vaticano è entrato nella OMS, che deve sparire, perché è il primo lavoro di Norimberga 2 a ottobre, probabilmente con Venezia abbiamo anche già un palazzo, abbiamo già tutto pronto come un tribunale vero, e sarà copiato così uguale dappertutto. No, dobbiamo fare chiarezza. Io non so perché, essendo che non sono Papa Francesco, non posso sapere perché ha deciso di andare. Loro raccontano perché vogliono controllare. E lo sanno solo loro. Io, ecco perché Norimberga 2 nasce. E lui dice, il Papa, che rispetto, voglio bene, che sia chiaro, non ho nulla contro nessun sacerdote della Chiesa Cattolica. Però dire che il vaccino viene da Dio è un po' troppo esagerato. Io so che ho un papà che si è fatto uomo in Cristo, con il quale ho una confidenza particolare, come molti, con il quale non ho paura di questa influenza. E non credo che sia una benedizione di Dio questo vaccino, perché non esiste la malattia. Cioè, se ci fosse una pandemia dove in Italia fossero morti 15 milioni di persone e in tutto il mondo 1 miliardo, obiettivo che vogliono raggiungere alcune persone, che non gliene può fregare assolutamente nulla, allora posso capirlo. Ma visto che questo non accade, quindi la mia risposta è: il Santo Padre ha fatto la sua scelta, ha una sua opinione, ma essere cristiani non significa condividere le scelte di Papa Francesco, che io credo e sono sicuro che le scelte che sta facendo in questo tempo sono molto sofferte per delle situazioni interne della Chiesa, perché anche lì, della Chiesa, come intendo, come Vaticano, perché ci sono molte correnti d'aria, chiamiamole così. Quindi dobbiamo unirci per scoprire la verità
è perché questa verità la sa Dio veramente, questo è poco ma sicuro. Non, la OMS deve essere cancellata, quindi questo è il nostro primo compito. Chiunque voglia andare dentro la OMS, secondo me, fa un grande errore, perché la OMS è fatta di persone cattive, di persone menzogniere e di persone che hanno condizionato milioni e miliardi di menti umane a usare un non so come chiamarlo, un siero, un medicinale, qualsiasi cosa, con una certa autorità e una certa ferocia e una certa cattiveria proprio, no? Quindi no, non stai facendo il bene per l'umanità, ma stai facendo il male. Poi c'è anche da dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle sue continue giravolte, anche poi qualcosa di positivo l'ha detto. Ad esempio, ha fatto qualche tempo fa una raccomandazione in cui ha chiarito che i positivi non si devono contare solo sulla base del mero tampone, ma va fatto poi una valutazione clinica di tutto il paziente, quindi vanno visti i sintomi. Non basta semplicemente guardare al risultato positivo di un tampone, perché in questo modo si finisce poi per aumentare enormemente il conteggio dei positivi su cui poi si sono basati per i vari lockdown. Però questa raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in qualche modo poi ha un po' aggiustato la mira, è stata totalmente ignorata, penso, dalla stragrande maggioranza dei governi europei. Allora, io posso dare una mia interpretazione e credo di non sbagliarmi. Regna molta confusione ogni giorno. Green Pass sì funziona, perché uno pensa che si fa il Green Pass, deve fare il vaccino e va libero in giro per il mondo. Menzogna, non è vero, perché se vai in Germania, se vogliono, ti bloccano, ti fanno fare il tampone. C'è una strategia, è la peggiore, ma è anche la migliore nel senso del male, che è la confusione. Cioè praticamente l'OMS ti dice una cosa oggi, il giorno dopo te ne dice un'altra. Poi questa cosa va ai ministeri, il ministro ti dice una cosa e il giorno dopo te ne dice un'altra. E quindi la OMS, noi non abbiamo bisogno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi abbiamo bisogno che i nostri medici siano liberi di poter lavorare e guarire i pazienti. Quindi la OMS prende miliardi e miliardi di euro da anni, non so che cosa se ne facciano, ma attenzione, perché uno pensa all'OMS di Ginevra, attenzione che dovreste vedere che chi comanda non è a Ginevra, ma è in Danimarca, a Copenaghen. È lì che decidono le vere strategie. E la strategia della confusione non è casuale, è una strategia, in modo tale che oggi ti dicono una cosa e il giorno dopo te ne dicono un'altra. Il direttore dell'OMS, l'abbiamo sentito in più conferenze stampa, sembra quasi che ti dica una cosa come per... Infatti, per esempio, oggi circola la voce scientifica mondiale che i positivi sono contagiati dai vaccinati. Ma allora cosa serve fare il vaccino? Allora, cioè, la confusione non è così involontaria, è strategica. Perché più confusione George Orwell fa... in 1984 ce l'aveva detto bene, no? in quel famosissimo romanzo. Il cosiddetto bipensiero, no? Il giorno dicono una cosa, poi il giorno un'altra. Esatto, Orwell già l'aveva scritto benissimo in quel romanzo. Mi ha colpito molto una cosa, Lorenzo, che hai detto, perché poi tutta questa gestione legata al Covid ha portato ad una disumanizzazione, vorrei dire, dei rapporti sociali. Viviamo poi sempre nel costante pensiero di un pericolo, quasi come se dovessimo mettere sempre in salvo la nostra vita. Questo chiaramente poteva succedere anche già prima del Covid, ma il Covid ha acuito tutto ciò. Viviamo costantemente comunque immersi nella paura. Anche le persone che comunque chiaramente meno credono a questa narrazione, comunque vivono con il pensiero di che a settembre, ottobre potremmo ricadere, insomma, nella situazione che ben conosciamo di lockdown. Quindi questa gestione ha sicuramente portato ad una disumanizzazione anche dei rapporti. Hai detto quindi che l'obiettivo dovrebbe essere anche quello di proporre un nuovo ordine mondiale, però opposto a quello di questi poteri. In che cosa consiste? Perché intanto
devono spiegarci che cos'è il nuovo ordine mondiale. Ma io lo so, lo sappiamo tutti. È un gruppo di uomini che hanno deciso all'improvviso, perché non sanno cosa minchia fare durante il giorno e non hanno bisogno di soldi, perché dicono dittatura sanitaria. Non è una dittatura sanitaria. Dicono è una dittatura politica, ma no, perché tanto in Italia da un po' di anni comanda solo una persona, quindi perché devo dire che c'è una dittatura politica? E la dittatura sanitaria non esiste, perché tanto fanno quello che vogliono. Qui il problema è che c'è un gruppo di persone che vogliono conquistare, veramente come un gioco a tavolino verde, giocando a poker e whisky, conquistare le menti umane come un divertimento. Loro stanno giocando con le vite umane. È un gioco di pochi ricchi. È diabolico. Il problema è che tu adesso... Ecco, abbiamo un problema di audio, vediamo un attimo se riusciamo a risolverlo. Cioè, abbiamo avuto una interruzione di audio. Vediamo. Ecco, scusaci, Lorenzo, ti risentiamo adesso. Sì, scusa, era arrivata una cosa. Dico, stavo dicendo che il crimine più grande dell'umanità è proprio questo, aver posto in inimicizia tra popoli, tra persone, tra condomini, quello che succedeva durante il periodo nazista, dove le persone che sono vissute per tutta la vita nei palazzi tra ebrei e non ebrei, durante la campagna nazista, nonostante erano amiche e amici, erano loro stessi ad andare a denunciare alle SS che nel palazzo abitavano gli ebrei. Quello sta capitando oggi. Nei condomini ti stanno già andando a informare in modo segreto le ASL che Pinco Pallino non è vaccinato. Questo è la fine, l'obiettivo, l'inimicizia. Questo è un crimine, il più grande crimine nel mondo, perché un tempo, 80 anni fa, c'erano delle guerre, avevano forse una giustificazione, ma non c'è mai una giustificazione di fronte alla morte di un'altra persona. Ma nel 2021, dove abbiamo tutte le comunicazioni più potenti del mondo e abbiamo l'informazione più potente del mondo, siamo arrivati a farci del male gli uni contro gli altri. Per cosa? Perché ci sono delle televisioni che dalla mattina alla sera, e dei giornali, che dalla mattina alla sera ti mettono la paura di morire. Quindi per non morire io mi rinchiudo in casa e muoio in casa piuttosto che vivere. Questa è una cosa assurda, perché è un lavaggio del cervello e questo è un crimine. È un crimine contro l'umanità di cui Norimberga 2, insieme probabilmente a questo scherzo, a questo slogan, che il nuovo ordine mondiale 2 sarà l'opposto. Adesso su questo ci ragioneremo, ma noi dovremmo essere persone coerenti che devono smascherare questi delinquenti, perché questi sono delinquenti, non parliamo di organizzazione di uomini che organizzano la politica per salvarci, questi sono uomini che hanno sete di sangue, proprio di sangue. Gloria, puoi dirci già quando inizierà il processo oppure è ancora in cantiere, insomma, una data iniziale? Ma guarda, ci stiamo lavorando naturalmente. Il nostro obiettivo è certamente ottobre. Ci vuole ovviamente tutta una logistica, quindi riunire le persone e così via, però siamo già a buon punto, per cui noi riteniamo che per ottobre, ecco, partiranno i primi processi, insomma. Allora seguiremo ad ottobre sicuramente questa iniziativa. Io ringrazio Lorenzo Damiano e Gloria Callarelli per essere intervenuti su BioBlu. Grazie a te, grazie ai tuoi telespettatori, e vi dico una cosa, se posso aggiungere, non abbiate paura, perché Dio ha un progetto di speranza e noi stessi dobbiamo essere, non il ministro ovviamente, attenzione, noi dobbiamo essere portatori di speranza e portare gioia e sorriso nel popolo, perché il popolo non sorride più. Dobbiamo essere costruttori di pace o pescatori di pace, ma sempre riguarda la pace, ok? Allora io con un sorriso vi lascio e vi do appuntamento alla prossima pagina di informazione di BioBlu. Ciao, a presto.